Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Dark Folly Channel con un nuovo video su Minecraft. Oggi mi trovo sul server ArenaCraft IP in descrizione e sono qui a portarvi dopo tanto tempo una Lucky Block Race. Non mi ricordo il motivo del perché avevo messo in pausa questa serie, dato che l'ultimo episodio era andato tanto bene. Quindi sono qui in questo nuovo episodio, sono solo soletto e speriamo che la fortuna mi assista. Ovviamente ragazzi scrivetemi qui sotto nei commenti perché ho bisogno del vostro aiuto. Se avete qualche cosa da suggerirmi, qualche minigioco che vorreste vedere sul canale, già lì ho beccato un coso di ossidiana. Poi ho beccato un altro fulmine che mi è arrivato addosso. Avevo visto che sotto avevo una specie di orologio, non so che cos'era. Cosa ho beccato? Assolutamente nulla, anzi no. La sorpresa ragazzi che adesso non andrò a cliccare, tanto che ho visto che porta sfiga, tanta sfiga, ovviamente ti fa suicidare appena lo clicco. Qui nella chest c'è il piccone che mi serve e anche l'ender pearl che mi possono aiutare a tipizzarmi subito nel caso dovessi morire. Qui ci sono biscotti biscottosi, ah e già iniziamo subito, ovviamente non devo toccare i cosi qua, ok, perché per chi non lo sapesse se clicco i lapis muoio, ok, i lapiscaccioli. Qua c'è la famiglia di Peppa Pig. Dai, forse sono il primo. Perché becco sempre sto coso con il fulmine? Lucky Block. Che cos'era? Ok, pantaloni, mettiamoli. Non so che cosa ho beccato, forse un diamante. Apriamo questo altro Lucky, acqua. Acqua che in questa mappa mi porta a sfiga perché, come vedete, mi butta giù e mi fa finire sempre nei lapiscazzoli. Qui, mega esplosione. Mangiamoci altre mele d'oro perché se becco un altro effetto negativo ci muoio malissimo. Apriamo. Che cos'era questo? Ah, effetto velocità 30 secondi. Cosa abbastanza buona. Tiriamoci sempre a distanza. Ecco, abbiamo trovato i cristi. Praticamente se ci muoio adesso, ragazzi, è la fine. Che culo? Non sono morto. Effetto lentezza. Ah, ho beccato effetto velocità e effetto lentezza tutti insieme. Perfetto. Allora, bastoncino, c'è questo che mi sta superando, Mr. Lolly. Mr. Lolly, devi trovare qualcosa di sfigato. Lolly, non mi puoi. Non può vincere. Non può. Sono morto. Non ci credo. Tippami via. Non contro il cactus, veloce, mi devo muovere ragazzi. Mister Lolly non è morto ancora. E io sono finito qui. Ma posso essere così sfigato? Usiamo ancora sto coso, sperando che non mi tippi nei lapis. Ok, rincorsa. Mister Lolly è morto ragazzi, è la nostra occasione. Qui c'è la famiglia di Peppa Pig. Salve Peppa. Passiamo qui l'acqua. Veloce, veloce, veloce. Ok, qui no, c'è lo zombie full diamante, non mi prendere, ok. Ragazzi, siamo tornati in alto. Per il momento siamo non i primi, però Lolly sta arrivando. C'è anche un muro qua che deve distruggere. Meno male che non ce l'ha fatta. Dai, dammi un effetto, ho trovato anche la droga. Droga, droga. Cesta, beh, inutile, la prendo. E abbiamo vinto. Non ci credo, che culo, l'abbiamo cambeccato. Ma poi, ragazzi, seconda partita. La prima è andata abbastanza bene, dato che era da un casino di tempo che non ci giocavo. È durata anche abbastanza poco. Quindi direi che vi devo portare all'incirca altre due, tre partite prima di finire il video. Comunque, iniziamo questa seconda gara. 3, 2, 1 e iniziamo ad aprire Lucky Block. Ok. Lucky Block 1, ho trovato la sorpresa che non è una sorpresa. Qui ovviamente becco la ragnatela. Tutti mi tirano i fulmini addosso. Poi cosa c'è? Armatura blast. Ok, mi serve perché dato che mi tirano sempre i fulmini, almeno mi proteggo leggermente dalle esplosioni. Altri Lucky Block, dimmi che c'è un piccone. Sì, c'è anche la spada di Pietro. Non sapevo ci fosse anche qui. No, oddio. Sali fuori, sali fuori. Saliamo sopra sto coso, che è una trappola che si trova nei Lucky Block, solo che questa non è mortale. Che è quella che si trovava di solito nei Lucky Block, non ha uscite e ci muori per forza. Comunque, qui abbiamo trovato una pecora colorata che cambia colore. Poi abbiamo trovato Jeb. Ah, due cose uguali. Qui sempre il fulmine che mi tormenta. Ok, mele d'oro e basta. Ah no, qua c'è altra droga. Anzi no, altra sorpresa. Ok, ragnatele, esplosioni assurde. Non male che mi sono messo la blast protection. Ah, qui c'è un'altra cosa, va bene. Comunque siamo straprimi, c'è soltanto Arianna grande seconda. Speriamo di non beccare effetti negativi. C'era un cactus sotto il culo. L'altro Lucky Block. Dai, 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 ok, che cosa c'era qua a terra? Ah, biscotti della nonna, che se non sbaglio mi tolgono la droga con la K. Ultimo Lucky Block. Ok, abbiamo vinto. Nice, cioè, strano, oggi Folletto è fortunato. Due partite di fila vinte. Mi sembra una cosa abbastanza strana. Sta mappa, se non sbaglio, è quella di prima, sì. Cioè quella di prima, quella della prima partita. Che mi ha portato leggermente sfiga, dato che al secondo piano ci sono i lapis, che odio perché non so saltare. Comunque, 10 secondozzi e iniziamo questa partita. Allora, 5, 4, 3. Se già becco qua davanti la cosa di creeper che mi spawn killano, non penso di poter riuscire a vincere la partita. Lucky Block, famiglia di Peppa Pig, va bene, meglio di niente, tanto non serve a nulla. Nuovo effetto della notte, così non mi fa capire che cosa spawna nei Lucky Block. Qui ovviamente la trappola. Però sto beccando nulla di fortunato. Sto beccando. Altro Lucky Block.
Muro? No, il muro da rompere a mano mi fa perdere la partita sempre. Perché ovviamente se non trovi il piccone non pensi di poter rompere un muro così. Anche il fulmine! Mi avevo smesso di rompere il blocco, mi stavo spaventando, oddio. Dai, 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 rompiti, c'è quello già a 10, ancora sono a 4. Dai, veloce, devo trovare almeno un piccone, una cassa, qualcosa. Altra famiglia di Peppa Pig. Acqua che mi spinge in avanti, va bene, meglio di niente. Anche effetto alla velocità, ok. Cassa di... ah, Blast Protection, veloce. Mentre saliamo sopra, me l'equipaggio. 10 così, sono a 8. Vabbè, non sono neanche tanto distante. Altra famiglia, Peppa Pig, sia la terza volta in questa partita. Qui ci sono i creeper e tutto. No, la trappola. Creeper, non saltare in aria. Boom. Non è saltato in aria, no. Ci sono ancora dietro di me questi lezzi. No, no, amici, allora. Esplodi, creeper. Va bene. Che bella fortuna. Cioè, proprio questa partita sarà abbastanza lunga. Se quel creeper non esplode mi ammazzerà 700 volte. Sono anche senza armatura, come vedete, quindi sarà una lunga, lunga partita. Perché mi devono buttare i fulmini di sopra? Vabbò, non facciamoci domande. Qui c'era l'armatura, esatto, non c'è più niente. Quelli già sono a 18 e ancora sono a 13. Oddio, se non sbaglio i creeper erano da questo lato se non si sono ammazzati, esatto. Non si sono ammazzati, vai via, non vi voglio. Mi ha risciottato, ancora. Veramente, cioè, non è possibile. George, mamma Pig, aiutatemi, venite con me, dovete ammazzare quei mob che ci sono là sopra. Perché è una cosa assurda, ragazzi, se non trovo spado cose. Cioè, come dovrei fare ad ammazzare quelli? Ok, Bat è morto, che era primo, almeno la possibilità di tornare su e cercare di rompere quel lucky block che mi sta facendo morire 20 volte. Qui c'è ancora la famiglia di Creep. Sì, vabbè, ragazzi, sta partita non si può vincere. Non si può davvero vincere. Dai, forza, Ariana Grande, cerca di vincerla, così la facciamo finire velocemente. Essa è stata la partita più sfigata della mia vita. Cioè, ancora ero al piano 2 e quelli avevano finito. Vabbè, comunque direi di fare l'ultima partita per concludere questo lucky block. Vediamo se la fortuna sarà con noi in questa partita e cerchiamo di vincerla. 10 secondozzi, 5, 4, vediamo che c'è in partita, c'è Rocco, che nessuno di ah no, c'è sempre Ratta che è quello che vince sempre. Vabbè, ok, apriamo qua, abbiamo trovato effetto lentezza, già per iniziare bene la giornata. Qui abbiamo trovato niente, ah, la spada di Pietro, è qualcosa che mi ha instanshottato. Interessante, ovviamente le cose che esplodono nell'altro settore arrivano anche da me. Quindi proprio se io non trovo niente di sfigato, ci sono gli altri che pensano a me. Famiglia di Peppa Pig. Blocchi di ossidiana, ne mancano altri due e possiamo salire al piano di sopra. Ok, questa è quella mappa dove ci sono le cose cosote. Cosose. Cioè, no ragazzi, ho beccato l'effetto dell'acqua nel punto più sfigato dove potevo beccarlo. Cioè, adesso mi dovete spiegare come faccio a saltare lì. Come faccio a saltare? Dovrei andare qui, poi prendere la rincorsa. Ok, ce l'ho fatta. Già c'è uno che ha 11 e ancora sono penultimo praticamente. Ovviamente l'effetto del salto preciso mi ha buttato giù nei lapis. Qui c'è ancora la famiglia di Peppa Pig, che l'utilità non la capisco. Cioè, non penso abbiano un'utilità, servono solo a far ridere. Saltiamo di qua, ok, dovevo fare così sempre. Andiamo, continuiamo avanti. Effetto velocità o là o qualcosa, niente, è aperto, ho trovato biscotto della nonna. Esplosioni assurde. Dai, veloci. No. Dio, stavo per finire il giorno, non ho capito come ho fatto a non morirci. Ovviamente buio, non vedo un ciuffolo. Trappola, interessante. Io non vedo niente, non so neanche dove sono i lapis. Cioè, se perdo ancora tempo sono morto. No, quelli sono a 18, io sono penultimo, non vedo dove andare. Ok, saltiamo. Ovviamente effetto è la lentezza che non mi fa saltare. Allora, Ariana Grande a 21. Se non muore ha vinto la partita, perché gli mancano all'incirca due blocchi adesso per vincere. No, non puoi vincere. Devi morirci. Io ovviamente ho sbagliato perché non mi ricordavo che dovevo fare il salto alla destra. Perfetto. 23 blocchi, se ne ha un altro. Ha vinto penso. Ovviamente, perché non posso vincere una partita. Quindi, ragazzuoli, questo video dopo tanto tempo, dato che molti di voi me l'hanno chiesto, finisce qui. Vi ricordo come sempre lasciare tanti like e tanti commentozzi. Ovviamente vi ricordo anche di lasciare qui sotto nei commenti, come già detto, se volete vedere qualche minigioco nuovo, scrivetelo qui sotto. E ci becchiamo domani con dei nuovi videozzi. Ciao ciao guys!